siamo di fronte al nuovo HTC One M9, la novità di HTC di questo MWC 2015. Rispetto al modello dell'anno scorso non cambia moltissimo, lo smartphone ha lo stesso design simile, quindi uno schermo da sempre da 5 pollici Full HD, e all'interno c'è il nuovo processore Snapdragon 810, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria per le applicazioni, tutto quello che si può mettere su uno smartphone c'è, quindi IR, Bluetooth 4.1, LTE, ovviamente quello c'è tutto, però le novità principalmente sono quelle che vi stiamo per dire. La prima è HTC Sense 7, quindi l'interfaccia Android di HTC rinnovata con qualche dettaglio, come per esempio il widget che automaticamente cambia a seconda della posizione in cui ci troviamo, quindi mostra le applicazioni per esempio del lavoro se siamo geolocalizzati vicino al posto di lavoro, oppure ci mostra le app più da casa se siamo a casa. Tante piccole migliorie, piccole correzioni per rendere, diciamo, più facile l'utilizzo di Android. Altra novità, fronte camera, si vede sul retro, sporge leggermente. HTC non ha abbandonato la tecnologia ultra pixel dello scorso anno, ma l'ha spostata di fronte, quindi la camera frontale è ultra pixel, sensore con pixel più grandi per selfie perfetti. La camera posteriore è una 20 megapixel, invece realizzata sempre con tecnologia BSI, quindi dicono una delle migliori camere disponibili sul mercato, ovviamente con tutti i vari effetti digitali integrati grazie all'applicazione che HTC ha caricato. Novità anche nel guscio, il guscio è cambiato leggermente, il profilo, c'è stata una fusione di diversi tipi di alluminio in un corpo unibody, una lavorazione secondo HTC unica nel suo genere, quindi uno strato di alluminio è stato fuso insieme a uno strato di gold. Il risultato è questo, è il nuovo HTC M9, arriverà a metà marzo anche sul mercato italiano, nessuna idea di prezzo, ma ovviamente viste le finiture e visti i dettagli si tratta di un prodotto premium.